Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 16ª puntata di American Truck Simulator. Oggi siamo qui per fare una modifica al camion, siamo rimasti nello stesso posto dell'altra volta, devo ancora prendere un carico tutto, adesso vedere se magari fare solo mezzo carico. Però prima di tutto dovevamo sistemarlo che ce l'avevamo dimenticato, tanto molta roba ce la paga l'assicurazione. Secondo, dato che è stato fatto un update sul cambio, adesso non so per voi, magari è già uscito da mesi, ma per me oggi è il 16 di febbraio, è uscito questo update e praticamente, vabbè, adesso dato che abbiamo questi cambi non so cosa ci sia qui sotto seriamente. 18 marce di più, non lo so. Comunque noi metteremo il 18 speed più retarder, $9,000. Acquistiamo. Ok. E questa è davvero una modalità di cambio molto simile a quella reale, che infatti mi piace molto. Mettiamo in moto il camion, togliamo il route advisor. Allora, mettiamo questo. E guardate ragazzi, abbiamo tipo 2 low, 3 low, 4 low. Qui ovviamente abbiamo la prima. Poi splitter, 6, cioè 5, 6, 7 e 8, vi apro là, lo vedete meglio magari. Poi la cosa bella è che io ho la retromarcia 1 lenta, retromarcia 2 lenta, retromarcia 1 lunga e retromarcia, scusate, retromarcia 1 corta e retromarcia 1 lunga. Allora, e poi abbiamo ancora una marcia, il primino penso sia, che noi praticamente mettiamo così. Il cambio è similissimo a quello dello Scania, se non per una posizione, che è low low e low high, non c'è altro praticamente. Perfetto, direi che partiamo con così, seconda corta. Ah, mi ero già prefissato un lavoro. Ah, era questo qui che vi dicevo, vediamo se nel frattempo, no. È sempre il solito, non penso ce lo faremo tutto. Allora, dovete perdonarmi nel caso farò qualche casino qua col cambio, ma ragazzi è nuovo, per cui anche per me è una novità. Perdonatemi. Volevo provare a cambiare senza la frizione, dato che abbiamo il fuller. Ci provo, non prometto niente. Ecco, però cosa... io mi metto in mezzo. Se qualcuno mi fa passare. Polizia, anche lei, mi lascia passare. Buongiorno, questo non è che ci tira dentro, né? Lasciamolo passare perché ho paura che ci tira dentro. Qui? Si fermano? Sì. Ecco, la marcia non entra. No, è molto difficile cambiare senza funzione, non dico mica di no. Questa è entrata. Dai, io non la schiaccio la frizione. Sì, non è il massimo come cambiata, però. Adesso abbiamo messo settima lunga, siamo vuoti, potevo anche mettere l'ottava, però. Ah, bello lì che abbiamo un retarder. Allora, per scalare io in teoria non si usa, ma ci ho provato e non ci sono riuscito a scalare. Già ancora con l'altro cambio, sto parlando. Possiamo provare anche qui, ma non so. Prendiamo questo Champs. Ok. E mettiamo R1H a retromarcia, la prima la retromarcia corta lunga. Sì, potete dire cosa cavolo stai dicendo, ma è così, si dice così. Corta perché lo splitter, adesso non so qui come sia in questi cambi, non so neanche se si vede poi il cambio, no. Sì, quarta, ciao. Però e invece l'altro splitter non è per le ridotte ma per le lunghe. Ho fatto quasi la cambiata perfetta. Mamma mia, se è lungo, cos'è? Ah, per il solito. Cos'è che portiamo?
Ah no, aspettate, ho sbagliato il tastino, giusto che l'ho cambiato per metterlo splitter. Acido solforico. Mamma mia. Adesso queste cose tipo acidi li stiamo facendo di chimica a scuola. Ah, ecco perché ho fatto la cavolata. Ecco perché non entrava la marcia. Prima, quando ho schiacciato lo splitter, cioè, invece che aprire il navigatore che era in quello splitter, adesso ho cambiato, ho messo lo splitter lì, il navigatore da un'altra parte perché mi piace averli tutti e due vicini. Cioè, se volete ve lo faccio anche vedere. Comunque ho a sinistra sul pulsante 1 lo splitter, quello che mi fa LH. Ovvero le mezze marce, per capirsi. E sull'altro ho quello che mi fa lunghe e corte. Dai, però, di là tutte macchine, di qua tutti i camion. Cos'è sta roba? Permesso? Abbiamo speso qualche soldino, per cui il garage ci vorrà un attimino di più a comprarlo, però vabbè, dai. Volevo provare questo nuovo cambio. Ah, sì, è molto difficile, credetemi, cambiare. Non ho ancora usato la frizione, solo per partire l'ho usata, e per scalare. Ah, perché a volte cambia? Devo imparare a cambiare proprio 1500 giri, un po' di più, perché ho sentito che entrano meglio, se no devo far andare il motore troppo giù di giri. Ci mettiamo la mezza perché non saliamo, se no non va, non va. Noi adesso quanti cavalli abbiamo a disposizione? 455 mi pare. 2500 giri. Cosa fa 150 giri sta marcia? Una mezza marcia, beh, sono 18. Vedete, adesso invece che fare ottava corta, lascio settima corta. Finita la salita ci metto la settima lunga, perché vedete, sennò avremmo perso velocità e avremmo consumato molto di più. Dato che adesso con questo cambio devo stare attento perché si consuma davvero tanto, per cui bisogna stare attento un po' al piede, non averlo troppo pesante. Qua mi sa che ci devo scalare, no dai. Non ho visto quanto portiamo, 190 quintali. Abbastanza buono, abbastanza leggero. Anche tanto. Una via di mezzo, dai, siamo normali. È un po' che non gioco a questo gioco. Cioè, ho fatto la scorsa puntata e poi basta. L'ho cambiata perfetta senza la frizione. Sono un genio. Sì, ci fa caso che cambio senza frizione, perché sennò vedete così, tipo che va giù. E invece tolgo la marcia e va tipo, va giù allo stesso modo, non riesco a rimettercela. Che velocità facciamo? 59, no, aspetta, vai 58. Adesso vi faccio vedere una cosa bellina. Abbiamo adesso il retarder. Io ho messo l'ottava lunga, non so cosa serva qui. L'ottava corta secondo me ce n'è d'avanzo, però ce la danno, non la teniamo lì di scorta. Noi andiamo così a 58. Adesso forse in questa discesina si vedrà poco. Comunque sentite e guardate che si attiva il retarder. Eh sì, no, no, quello lì non era retarder, quello lì era il telefono. Anche questo è il telefono, per cui mi dispiace, vi ho coperto la luce col volante. E lì in basso, ecco, quella lì che vedete adesso, in basso a sinistra, sul contagiri, sì. Praticamente lui mi tiene in automatico 58 km miglia orario, scusate, con l'aiuto del, oltre al motore ovviamente, per aumentare quando ce n'è bisogno. Usa il retarder, il freno, il rallentatore, chiamatelo un po' come volete, per mantenermi proprio la velocità precisa. Io gli ho messo scarto 0 km orari, no, 0 miglia, no, forse era 0 km, tra parentesi 0 miglia, una cosa del genere. Perché
almeno così siamo tranquilli, non dobbiamo star lì a vedere, perché l'altra volta, se vi ricordate, forse no, sì, avevo l'EDC e ho preso una discesina, la polizia mi ha fatto la multa perché ho passato il limite. E così adesso siamo tranquilli, io mi metto alla velocità precisa, non dico precisa perfetta, perché adesso sarebbe 55-58, cioè il danno di tolleranza, sappiamo che un miglio in più non lo facciamo, per cui guardate. Stacca retarder. Sì, forse dovrei mettermi a 57, almeno lo scarto va a 58. Però va bene. Allora, intanto non ho ancora letto i commenti della scorsa puntata per cosa fare, camion, non camion, qualche consiglio se mi avete dato, perché la sto registrando dopo 2 o 3 giorni. Io di solito, e ragazzi, una cosa di cui voglio mettervi a corrente a tutti, magari alcuni la sanno già questa cosa, altri meno, voglio mettere al corrente a tutti, magari anche i nuovi iscritti, che ho visto che adesso siamo oltre i 315, 320, vi ringrazio tantissimo. Qui c'è il rosso. Aspettate che devo... Ok, senza far di cavolate col cambio. Io sono curioso di vedere com'è la LL. Vabbè, non va, piano, eh. Ah, qua ho usato la frizione, mi sono dimenticato. E quanto cavolo va su di giri? Ok, ci ho già perso la mano, scusate. Comunque, quello che vi volevo dire... Devo cambiare più veloce. È che i video io in genere li preregistro durante tutto il mese. E poi li carico dal 10, intorno dal 10 al 15. Magari vi chiederete perché in quel periodo lì la mia connessione mi dà 1 mega in upload e 10 in download. Mi torna davvero molto utile per caricare i video, dato che durante la settimana, cioè durante gli altri giorni, non li carico. Perfetto. L'ottava ci entra sempre. A sapere. Aspetta, che io devo andare a 58. Mamma mia, aiuto! Cosa abbiamo combinato, ragazzi? Cosa abbiamo... Che cavolo di marcia ci ho messo? E se mi facessi infilare anche tu? Io mi infilo, eh. Stavo dicendo, dopo tutti questi intoppi, io i video li preregistro durante tutto il mese, li carico dal 10 al 15, per cui alcuni video può capitare che io non... Ma cos'è, frenato il camion? Ragazzi, abbiamo un camion frenato. Guardate. Si era buggato qualcosa con retarder. C'era il camion frenatissimo. In discesa non riuscivamo a tenere la velocità. Sembrava correre l'altro giorno. Niente, non mi fa fare. Per cui, magari voi vedete questo video che è il... anche il 10, l'11 di un mese qualunque. E voi sapete che se voi scrivete il commento lì, molto molto probabilmente in uno dei prossimi video, proprio prossimi prossimi, riceverete una risposta o qualcosa. E invece se mettete vedete un video che intorno al 18 così, io vi rispondo ovviamente, però non posso rispondervi in video perché dovrei, cioè io a volte vi rispondo anche, però con ritardo, cioè non riesco a seguire bene, a fare video sempre. Sa che adesso cambierò con la frizione quando parlo, perché sennò devo ascoltare bene i giri del motore, sennò faccio cavolate. Adesso vediamo di farla qui, vedere se... Più o meno. Di
ditemi cosa ne pensate di queste cambiatine qua, se preferite non sentire il sound e io cambio con la frizione, oppure se volete che io provi senza frizione. Prima cambiavo piano, adesso cambio veloce. Che in realtà cambio più o meno sempre allo stesso modo, non mi sembra neanche di aver cambiato stile, ma anche le luci accese. Perfetto. Qui 40 miglia, tanta polizia non se ne vede. Guardati, da 6 lunga, 6 corta quanto cambia. Cambiano grosso modo, no beh, 500... no, non posso dire questo. Non riesco bene. Qua ho schiacciato la frizione. Andiamo a provare senza... a cambiare senza frizione. No, ma è impossibile. Usa come ho messo la freccia. Bene, qua non stiamo a scalare, tanto qua c'è la discesa. Qua c'è qualcuno, sì, ma molto lontano. Qui mi sa che mi conviene metterci la sesta lunga. E niente, direi che per questa puntata è tutto. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Ditemi se... aspettate che facciamo ancora l'ultima cambiata. E ci mettiamo anche la settima lunga, almeno siamo a posto. Ditemi cosa fare per i garage là, qualcosa. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Da Dan è tutto. Ciao a tutti.